Benvenuti e ben ritrovati. Oggi apriamo la settimana facendo un salto nei meandri della politica custonacese. Ho infatti in studio tre degni rappresentanti della politica locale, in particolare l'assessore Michele Riccobene, che è assessore ai lavori pubblici, all'urbanistica, al verde pubblico e insomma qualche altro ruolo ce l'ha. Poi ho due consiglieri, in particolare il più conosciuto mediaticamente, certamente Giuseppe Bica, ex sindaco e attuale capo dell'opposizione, e poi il giovane Giovan Battista Mazzara, che invece è uno dei consiglieri della maggioranza. Il secondo eletto nella lista condividi, il primo gli spetta di diritto il ruolo di capo dell'opposizione, ma era comunque il rappresentante della lista Siamo Custonaci. Beh, Custonaci per ora è un vivaio non solo di polemiche, ma di iniziative. Di roba da raccontare e da far precisare certamente a chi se non ai diretti protagonisti. Ho oggi il piacere, insomma, di aver avuto il sì, certamente dei tre che qui rappresentano. Sapete, nei giorni scorsi, una decina di giorni fa, c'è stato anche il sindaco di Custonaci. Proviamo noi a raccontare le vicende e le dinamiche che occorrono in questa bellissima città che si presta sempre più a diventare meta turistica per tutta una serie di iniziative. Quello del turismo sarà uno degli argomenti che tratteremo in questa trasmissione. Anzi, facciamo che è il primo che proprio andremo ad affrontare. E parto proprio dall'assessore Rico Benens, perché non solo lui si occupa di lavori pubblici e quindi quando parliamo di turismo dare i servizi essenziali, insomma, è una prerogativa di una città che vuole farsi rispettare da questo punto di vista, ma certamente ci saprà parlare di quella che è stata questa estate custonacese. Partiamo proprio da lì, assessore. Buonasera a tutti. Intanto, sì, l'estate, diciamo, siamo ormai agli sgoccioli, sta finendo. Estate è stata una buona estate, devo dire, perché le spiagge piene, c'è stata molta presenza di persone durante sia la settimana che il fine settimana. E niente, diciamo che noi ci siamo addentrati ad amministrare in prossimità dell'estate, quindi diciamo che ci siamo dovuti strutturare e subito correre perché non si può camminare, siamo messi subito a correre proprio per cercare di migliorare o dotare dei servizi alle spiagge, quindi alla zona balneare di Cornino. Abbiamo fatto parecchie cose, abbiamo trovato alcune situazioni che giustamente erano in essere, c'erano delle rotture, abbiamo dovuto sistemare in primis delle rotture. Abbiamo cercato di migliorare il migliorabile nel tempo che abbiamo avuto. Per esempio, abbiamo messo le macchinette per i parcheggi, era una cosa che ci eravamo prefissata perché secondo noi è, diciamo, un modo moderno di interfacciarsi rispetto ai vecchi biglietti che c'erano, il gratta e sosta. Anche perché così, diciamo, abbiamo un facile riscontro dei numeri, delle presenze, tutto, diciamo, facilmente visibile. Abbiamo migliorato le docce, abbiamo fatto una cosa importante, abbiamo dotato la spiaggia di un servizio, per i disabili, dove abbiamo abbattuto delle barriere architettoniche, abbiamo dato la possibilità a persone diversamente abili di poter andare in spiaggia, ma non solo per farsi il bagno, anche per avere un punto sul mare per poter leggere e dialogare. Devo dire che quest'estate, ottenendo i ringraziamenti un po' di queste persone che giustamente sono meno fortunate di noi, mi sono particolarmente emozionato quando mi ringraziavano a me, che gli avevo fatto delle cose che per me era il minimo per potergli dare. Certo. E sono fiero proprio di quello che abbiamo fatto. Beh, insomma, allora parto subito con una domanda, insomma, che non è polemica ma provocatoria, rientra nel novero delle domande che noi giornalisti facciamo. Se state, ho sentito poco, anzi per niente, parlare di Tarzanbotte e di Passerella. Ha sentito parlare poco, Quasi niente, mi diciamo. sembra strano che ha sentito parlare poco, forse ha sentito parlare parecchio. Inizialmente si parlava parecchio, questi rumors che c'erano, perché da sempre si è detto che il sindaco Morfino leva ogni attrattività, è uno che toglie le cose piuttosto che darle, invece non è così.
la passerella è stata messa con i tempi dovuti, con i controlli che sono stati fatti. E il Tarzan Bot invece no, il Tarzan Bot diciamo è un caso a parte. Tarzan Bot è un caso a parte perché... Eppure era diventato uno dei... una delle attrattive principali, insomma, nell'estate passata. Il Tarzan Bot? Certo. Ma il Tarzan Bot, ho i miei forti l'anno dubbi scorso, certamente, sì. che era un'attrattiva principale, guardi, perché non è che abbiamo avuto questa grande richiesta quest'anno di Tarzan Bot. Devo dire, a differenza invece della passerella, che persone, soprattutto bambini, perché poi alla fine si tratta di questo, non è che ci sono adulti che vengono o persone magari di una certa cultura elevatura, cioè non vengono persone che vogliono, che ne so, fare turismo culturale per la passerella, vengono magari quelle famiglie dove ci sono i bambini che si vogliono divertire e certo, quindi usano la passerella. Come? Ma dico, differentemente dal Tarzan Bot, che non è che è stato così tanto richiesto, anzi, perché non è che era proprio così ben visto, devo dire la verità. Okay. La passerella invece devo dire che ha avuto il suo successo quando l'abbiamo messa, una bella iniziativa, questo l'ho sempre sostenuto. Il Tarzan Bot personalmente non mi è mai piaciuto. E secondo me dissente Giuseppe Biga da questa affermazione. Ma io dissento intanto sull'estate. L'estate è stata pessima, non è stata positiva. La passerella e i servizi a Cornino sono partiti ad agosto. I parcheggi per esempio, quindi si è perso molto tempo. Noi l'anno scorso la passerella montavamo già nel mese di maggio. La gestione della passerella non ha funzionato bene da quale punto di vista? Nel senso dell'immissione in mare, perché la passerella quando c'è brutto tempo si tira per evitare che subisca danni, e quando c'è bel tempo si mette in mare. È chiaro che tu devi seguire un po' le condizioni meteo e quindi per fruire il più possibile devi metterla immediatamente appena c'è bel tempo, per toglierla quando si appresta il maestrale, soprattutto sì. Da noi i servizi sono partiti tutti in ritardo, basta andare a guardare gli atti deliberativi, i parcheggi, le colonnine e quant'altro, siamo nel mese di agosto, quindi il comune ha perso un'opportunità pure di introiti, ma soprattutto l'utenza ha perso la possibilità di fruire bene per tempo di diversi servizi, che poi non avevano bisogno di granché, erano servizi che già esistevano, compreso quello per i disabili, che loro hanno migliorato, ma che già esisteva l'anno scorso, con una sedia job che c'era stata regalata da un'associazione e con l'accesso che avevamo realizzato per i disabili, allora gestito da un Lido lì a fianco. Loro hanno fatto qualcosina in più, è giusto, ma hanno migliorato un servizio che già e i ritardi esiste. Sono dovuti, secondo Biga, è solo una mancanza loro, oppure nella sovrapposizione, nella sostituzione dei sindaci è stato necessario? No, i ritardi sono dovuti, a mio parere, almeno sono dovuti al fatto che nella loro volontà estrema di dover cambiare a tutti i costi tutto quello che era impostato dalla mia amministrazione, è giusto, e senza dover aspettare anche i tempi, perché tu puoi anche cambiare, ma intanto realizza quello che, dove c'è un know-how, dove c'è un'esperienza, dove c'è una funzionalità, e poi magari vai pure a migliorare e a cambiare. Quindi loro intanto il tentativo togliamo tutto ciò che è relativo a Biga. Esattamente, e questo ha determinato, che si è partiti ad agosto. No, e confermiamo che l'amministrazione Molfino ha gambizzato Cornino, perché tutti quegli eventi che noi abbiamo faticosamente costruito per rilanciare anche un'immagine turistica e di servizi sono scomparsi, perché al di là delle due grandi manifestazioni che riguardano la Sfincia Festa e il Tuna Fish, che erano già programmate dalla precedente amministrazione, una marea di altre iniziative che noi facevamo puntualmente ogni anno, come la settimana dello sport, come la gestione di pacchetti musicali che facevamo gestire dalle associazioni locali, dalle bande musicali, così come Odore e Sapori, noi facevamo iniziative fino a tutto il mese di settembre con la Cassatella, come Regina Pacis, come il premio Riviera dei Marmi, tutte iniziative che sono assolutamente scomparse nel cartellone. Considerate che alcune di queste iniziative, come Odore e Sapori e Regina Pacis, che non si sono fatte completamente, così come la settimana dello sport, all'amministrazione costavano quasi nulla,
perché su Odore e Sapore noi percepivamo sempre un copioso contributo regionale dall'assessorato all'agricoltura. Vedo. Quest'anno loro neanche hanno fatto la richiesta. Vedo Gian Battista Mazzara che fa così. Vabbè, ma sono i dati, basta leggere il programma. Difendo, perché basta leggere i dati, appunto. La settimana dello sport ci costava circa 10.000 euro fino a ma qualche anno fa. Ma non è così, guarda. Non ci costava zero come... Avete notizie assolutamente false. Ma sono gli atti che abbiamo letto, che abbiamo visto. Che gli atti bisogna saperli leggere. Ma se c'è scritto costo 10.000 euro, il costo non penso così, che sia quello, penso che sia costo 10.000 euro e poi il costo è zero. Se nell'atto c'è scritto quel costo è 10.000 euro... Quel costo di 10.000 euro faceva 10.000. Due manifestazioni di 11 giorni. Due manifestazioni di 11 giorni allora, l'anno scorso. Devi dire che con 10.000 euro facevamo una manifestazione di 12 giorni, non con 0 euro facevamo della nuova manifestazione. Beh, obiettivamente se è così, ha ragione Mazzara, se due manifestazioni sono costate circa 11.000 euro, comunque il costo c'è. Poi, se sono state ben utilizzate... Io non ho parlato di Odore e Sapore, il costo delle manifestazioni erano i gazebo e le strutture. Poi c'era un riscontro pure, un ritorno economico dalla regione con... No, il ritorno economico della regione è di Odore e Sapore, altre manifestazioni di settembre, mentre quelle se le caricava il comune. Ma quindi a spese del comune. Lui ribadisce la paternità e la bontà delle iniziative. A costo di 11.000 euro abbiamo dato servizi ed eventi nel territorio. Ho capito male o no? Noi abbiamo dato servizi ed eventi. Ribadisco... Voi l'avete dati pagando questi servizi, voi l'avete dati non a zero, voi avete contribuito... Ma chi ha detto a zero, scusa? Ma perché le manifestazioni sono costate a costo zero? Io ho detto che la manifestazione di Odori e Sapori era quasi a costo zero per un contributo regionale. Io ho parlato di altre iniziative. Se noi dobbiamo parlare delle cose, ne dobbiamo parlare bene delle cose. Un attimo, assessore, però volevo ascoltare. Penso di essere stato molto chiaro. No, ma non ha detto la verità, ora la dico io. No, c'è tempo, volevo ascoltare Mazzara, prego. Allora, no, su questo punto di vista noi diciamo che ci sono state delle spese, sì, sono state delle manifestazioni che sono state organizzate per quei 10 giorni, 15 giorni, però ovviamente hanno avuto un costo notevole per l'amministrazione, costi che purtroppo, guardando diciamo, le cifre del bilancio, quest'anno eravamo un po' ristretti come cifre per continuare a fare certo tipo di manifestazione. Quindi se non è stato possibile organizzare qualche evento in più, la colpa è... Di chi vi ha lasciato questo bilancio asfittico? Assolutamente sì, dice l'assessore. Sì, sicuramente. Facciamogli dire e poi. Il bilancio l'hanno approvato loro, come ce l'abbiamo scelto. Vabbè, però sono arrivati. Il bilancio l'abbiamo approvato noi, ma i soldi li avete spesi voi. No. Sì. I soldi li avete tolto voi togliendo tasse. Ma assolutissimamente, se noi dobbiamo parlare delle tasse minime che abbiamo levato rispetto a cosa avete speso voi, diciamo sono quisquiglie. Andiamo dello specifico, volevo parlare di Odori e Sapori. Perché anche se io non sono l'assessore al turismo, personalmente io stesso ho parlato con gli organizzatori di Odore e Sapore. Devo dire che parlando inizialmente con l'organizzatore, che poi dovrebbe essere lo stesso che organizza Spincia Fest, Castiglione, e inizialmente il signor Castiglione aveva parlato col sindaco che c'era l'opportunità di poter fare Odore e Sapore. Devo dire che il sindaco ha detto... Non ci sono problemi, possiamo organizzare la manifestazione. Io stesso, parlando con il signor Castiglione, ero propenso nel farla, anzi, parlando proprio con lui, diciamo, volevamo vedere dove poterla fare, se farla in centro, se farla in un altro posto. Devo dire che inizialmente il signor Castiglione era propenso nel farla. Però è stato un po' attendista, perché mi ha detto aspettiamo qualche giorno, devo parlare con i miei. Così poi le faccio sapere. Due giorni prima era contentissimo, era felice di poterla fare. Due giorni dopo, chissà perché. A quale condizione? Perché non dice a quale condizioni ci doveva farla. Noi non abbiamo parlato. Diciamo, facciamoglielo dire a Bica. Quali erano le condizioni? Le condizioni erano che il comune garantiva gli stand, il suolo pubblico, organizzava il villaggio, pagava le SAE e faceva gli spettacoli. Le condizioni loro erano che tutto doveva essere a carico dell'associazione. Quindi stand, SAE e pubblicità. Non è così perché... Così dice Castiglione. Ma così dice Castiglione, ma noi dobbiamo leggere le carte di quello che facciamo. Non c'è stata una sola
manifestazione che noi quest'estate non abbiamo garantito la SIAE, non abbiamo garantito il service, non abbiamo garantito gli operatori, non abbiamo garantito gli stand, non abbiamo garantito l'energia elettrica, tutti quei servizi che servono per organizzare gli eventi. Non solo, quest'anno ci sono stati degli eventi che hanno avuto pure i piani di sicurezza, che hanno avuto le dotazioni, i piani di emergenza, cose che inizialmente magari si faceva un po' meno. Devo dire che quest'anno abbiamo vigilato su tutto e parecchi eventi, quelli quantomeno più grossi, si è stata fatta tutto quello che si doveva fare per poter ottemperare al meglio agli adempimenti. Va bene, vediamo se in questa prima parte ho capito, provo a decifrare per quello che ho capito. Loro, cioè l'attuale amministrazione, dice, o meglio, partiamo dall'opposizione, Bica, in quanto rappresentante dell'opposizione, nonché sindaco fino a pochi mesi addietro, dice tutto quello che avevo portato è fatto con Morfino e i suoi viene distrutto e insomma è messo da parte per il semplice piacere di farmi questo sgarbo, ma non lo fanno a me, ovviamente dice lo faranno alla città di Custonaci. Dicono loro, ma non è vero, noi siamo intervenuti e tutto ciò che noi di Biga non abbiamo fatto è perché non era fatto con i crismi. Ho interpretato bene Mazzara? Sì e no, diciamo, sì qualcosa, no. Proviamo. Qualcosa andava proviamo bene, qualcosa non andava bene. Cioè, beh, ora l'assessore dice, sì, noi anzi abbiamo dotato alcuni eventi dei piani di sicurezza che prima erano un po' all'acqua di rosa. Sì, esistevano, i piani di sicurezza esistevano prima. Esistevano prima. Le manifestazioni più grosse noi le facevamo addirittura con l'autorizzazione della questura, comprese non quello, basta la comprese, della questura. E i piani di sicurezza che erano non presentati, basta la questura, e i piani di sicurezza che erano presentati alla questura, compreso le iniziative che facevamo per i più giovani, perché noi facevamo sempre la notte di Ferragosto con i ragazzi, facevamo tre iniziative sulla spiaggia da discoteca per i ragazzi che non si sono completamente fatte, dovevamo presenze di 3, 4, 5 mila negli anni migliori, anche 6 mila, e c'erano i piani di sicurezza, sono depositati presso la questura. Ma Zara sa qual è il motivo? Di preciso non lo so, però allora, abbiamo organizzato la sera di Ferragosto, abbiamo organizzato una manifestazione in spiaggia in cui tanti giovani hanno partecipato. Sì. Facciamogli dire però qual è il motivo per cui appunto si è fatto. Diciamo che è simile a quello che per odore e sapore, cioè nel senso che l'amministrazione è ben contenta perché a noi non interessa levare le cose, a noi interessa mantenere e migliorare. Non levare, assolutissimamente non è vero. Ma intanto avete tolto. Ma intanto abbiamo tolto, non c'è un motivo, perché anche la manifestazione dello sport inizialmente si doveva fare, ma chissà perché poi nell'andare del tempo questa manifestazione è saltata, ma per decisione degli organizzatori. Perché agli organizzatori non pagavate la SIAE, ma assolutamente, e neanche la SIAE, ma questo lo dite voi, non è così. Questo è quello che chiamano, ma questo chiamate voi, questo è quello, basta chiamare il CSN che a me hanno detto perché non la fate, perché non ci garantiscono nessun tipo di servizio. Ma guardi, noi possiamo dimostrare la SIAE che abbiamo pagato a tutti gli eventi che abbiamo avete pagato gli eventi che avete fatto, no, agli eventi che si sono quelli che hanno deciso, quelli che hanno deciso gli interventi che volevate capizzare, non avete dato nessuno comune. Allora, mi tocca fare quello che insomma prova a spiegare. E comunque le voglio dire una cosa, voglio precisare questo. Prego. Non basta il piano di sicurezza, non basta la questura. Noi abbiamo fatto per come è giusto, per come si deve, per garantire la sicurezza agli eventi, noi abbiamo fatto la commissione di pubblico spettacolo, dove ci sono i vigili del fuoco, dove c'è l'ASP, dove c'è ogni componente che analizza per il proprio settore quelle che sono le tematiche che possono portare delle criticità. Noi questo abbiamo fatto e noi questo continueremo a fare anche per la festa della Madonna. Noi abbiamo fatto la conferenza, la commissione di pubblico spettacolo per poter garantire a chiunque tutti quelli che sono i crismi di sicurezza per partecipare agli eventi. Noi non dobbiamo ricordarci, noi non dobbiamo dimenticare cosa è successo a Torino, nella famosa piazza di Torino, quando per una semplice partita migliaia di persone sono andate a finire in ospedale. Questo perché? Perché non si era badato, la questura lo sapeva, la questura lo sapeva. Lui con la sua amministrazione non ci pensava a questa cosa? Non ci sono, ma basta guardare le carte, le commissioni di pubblico spettacolo sono state fatte quest'anno. Sì, fino ad oggi non abbiamo riscontro di aver trovato le commissioni di pubblico spettacolo sono anche comunali. La commissione pubblico spettacolo e si sostituisce la commissione pubblico spettacolo comunale quando quella provinciale non può o non può intervenire, e ci sono i piani, soprattutto
per le iniziative più grosse, come quelle che facevamo noi sulla spiaggia, e le testimonianze che sono in questura, perché alcune autorizzazioni le dava il questore e non le dava il una semplice autorizzazione già, della questura, la questura, l'autorizzazione la dava con copiose carte sui la piani di sicurezza. Domanda, la questura domanda che ci sia stata fatta la commissione di pubblico spettacolo, tanto è vero che noi gliel'abbiamo trasmessa e abbiamo fatto gli eventi in sicurezza. Perché la questura ti autorizza se non si è in regola con la sicurezza? No. E allora, se noi siamo stati autorizzati dalla questura, vuol dire questo polo che c'era la regolarità. Dice lei, io non c'ero. Beh, però io dico, scusate, adesso senza voler prendere difese di nessuna delle parti, però se già avevate... Lui era presente in Consiglio Comunale quando eri all'opposizione. Sì, ero presente. Se voi vi siete accorti che c'era qualcosa che non andava, perché non avete fatto le denunce prima? E ne stiamo parlando solo adesso. Perché questi sono degli atti, diciamo, che produce l'amministrazione e non il Consiglio. Quindi sono degli atti grave, che però, come sostiene l'assessore, se tutto è stato fatto senza essere in regola d'arte. Ad indagare ovviamente su ogni singolo punto perché ovviamente sono degli atti interni al Comune che garantisce. Esiste l'accesso agli atti, l'abbiamo fatto parecchie volte quando eravamo all'opposizione nei primi tempi e abbiamo avuto un buon riscontro di quello che era. A noi interessa come amministrazione costruire e non distruggere, non interessa fare chissà che, tanto è vero che noi andiamo avanti, noi siamo proiettati al futuro, non mi interessa a me andare. Ora ci arriviamo, perché questo futuro da qua a breve, cioè a metà del mese di ottobre, potrà essere un futuro che viene mantenuto quando la messa in carica, oppure potrà ancora una volta essere rimessa in discussione, ma questa tematica la affrontiamo tra poco. Io ho una sensazione, e ci sta nell'ordine delle cose, quando si fa politica, e specialmente in cittadini, insomma, tutto sommato piccole, dove le contrapposizioni diventano non solo di natura politica o ideologica, ma anche a volte purtroppo personali, ci sta che si tenda ad andare un po' oltre quelle che sono le questioni politiche, e la mia sensazione è questa, è che dall'una e dall'altra parte, perdonatemi, dico, ci sia come questa sorta di ripicca, e chi se sono i chili di bica allora mettiamo di lati, no, chi se sono i chili di morfino allora mettiamo, secondo me è una mia sensazione che magari sbaglierò, ma questo clima a Custonaci è così teso e forte che forse le mie parole, insomma, non sono così strane o campate in aria, perché poi durante i consigli comunali, specie nell'ultimo, ho qua uno dei protagonisti, anzi due dei protagonisti, queste cose vengono tirate fuori. Il clima è incandescente, addirittura uno degli ospiti di questa trasmissione è stato invitato ad abbandonare l'aula, scortato dai vigili urbani. Mandiamo in onda un pezzettino, carabinieri e vigili urbani, insomma, della forza dell'ordine, mandiamo in onda un pezzettino dell'ultima riunione di consiglio comunale. Cosa è successo? Bica prende la parola e dice da capo dell'opposizione quello che doveva dire, gli si contrappone ovviamente il sindaco Morfino, gli si contrappone pure qualcun altro, addirittura qualcuno dei presenti aveva iniziato a parlare, il presidente del consiglio comunale dice alt, fermi tutti, Bica, fuori. Non è proprio così. Non è proprio così, lo commentiamo dopo. Certo. Mi faccia concludere, mi faccia concludere, mi faccia concludere. E concluda, la verità. Io dico la verità. Le chiedo di abbandonare l'aula. Lei mi faccia concludere. Forza dell'ora, forza dell'ora. Lei mi faccia concludere. Cortesemente. Allora le parlo di altri, anzi del geometra amico. Le parlo del signor Polle da Baldassere, che per 9 mesi, non essendo più assessore o consigliere comunale, ha continuato a dare ordini. Non venire lì, ordini, ai dipendenti del dell'ufficio tecnico, ordini. Queste sono cose visibili che tutti sanno, agli operai, a tutti. Voglio dire quello che faceva l'ex vice sindaco Candela. Cortesemente. Il consigliere Bica si deve accomodare fuori cortesemente, grazie. La invito. Volevo dire quello che faceva. Ho detto il consigliere Bica, cortesemente si accomodi fuori. Volevo dire dell'ex vice sindaco esperto che stava tutti i giorni dalla mattina alla sera. Cortesemente, sindaco, la invito cortesemente a calmare un pochino gli animi. Cortesemente la invito a calmare gli animi. Non ha rispettato il regolamento, non ha rispettato il presidente, quindi la invito ad accomodarsi fuori. Bica che diceva?
ha portato durante la riunione, insomma, alcune sue considerazioni. Vedo, ora la faccio io breve, vedo persone che non c'entrano nulla con l'amministrazione che vanno negli uffici e fanno il bello e il cattivo tempo. Gli risponde Morfino, dice: ma quando mai? Anzi, sono quelli tuoi che vanno negli uffici e ho trovato questo che doveva ordine, questo è... Un parapiglia incredibile la Presidente del Consiglio Comunale, che sa Biga che, insomma, sarebbe tra virgolette accollato di andare fuori dall'aula. Doverosamente, ricordo bene, Assessore, mi sembra, poi facciamo le specifiche, ma mi sembra giusto per primo, se l'ho qua presente, dare la parola proprio a Biga. Intanto, come ci si sente ad essere buttati fuori dall'aula con i carabinieri? C'è stato un invito del Presidente, capisco che anche la discussione era agitata, ma la discussione si agita quando l'interlocutore non fa considerazioni politiche e, nonostante è in un torto sfacciato, cerca di trovare giustificazioni inventandosi cose pregresse degli altri e soprattutto negando l'evidenza. È chiaro che se tu stai portando gli occhiali possiamo discutere se la montatura è scura, è chiara, se sono da visto o meno, è giusto, ma tu porti gli occhiali. Se tu dichiari che gli occhiali non li porti, non c'è più discussione. Allora, quando non c'è più discussione, chiaramente su che cosa si interviene? Sul fatto che il sindaco, perché ha il diritto della parola, può intervenire e dire tutto quello che vuole e io non ho più possibilità di replicare, non su fatti che devono giustificare le cose che io ho chiesto nell'interrogazione, ma giustificando che altri si sono comportati. Allora, quali sono queste cose chieste nell'interrogazione? La cosa gravissima che è successa in interrogazione, intanto che loro hanno dei loro amici che entrano ed escono dal municipio senza orario, senza differenza, fanno i padroni assoluti amministratori, ma questo ho dichiarato anche in Consiglio Comunale, secondo me è una cattiva immagine dell'amministrazione, ma è un loro problema. Ma io ho sorpreso un ex dipendente comunale che era seduto al tavolo di un funzionario dell'ufficio tecnico che stava lavorando sulla delibera della gestione della gara d'appalto sui servizi turistici a Cornino. Il sindaco mi viene a dichiarare che era là per motivi personali. Noi sappiamo tutti a Custonaci che non è assolutamente vero, tanto è che quando io con un filmato chiamai il personaggio a dire che cosa faceva là, lui mi rispose: sono stato chiamato prima e sono qui perché sono un collaboratore. Non disse che era là per fatti suoi personali. E in ogni caso anche questo... non è una bella immagine che dà l'amministrazione, perché qualunque tipo di cittadino per accedere soprattutto all'ufficio tecnico deve farsi annunziare, lasciare la carta d'identità, mentre questo entra ed esce quando vuole. È tutto vero quello che sta dicendo il consigliere Biga? Io non penso che sia tutto vero, innanzitutto intendo precisare che il comportamento che si è avuto in questo consiglio c'è un filmato che è consegnato ai carabinieri, ma facciamo parlare però è stato un comportamento inadeguato e che in un consiglio comunale non si dovrebbe vedere, perché ovviamente ci sono dei regolamenti e dei termini che vanno rispettati e quindi nel momento in cui il sindaco prende la parola, ha la parola il sindaco, non si può interrompere fino a un determinato limite di tempo, nel momento in cui prende la parola il consigliere Biga, così come l'ha presa, ha avuto tempo di ribadire e il sindaco non l'ha interrotto, al contrario invece no. Perché quando il sindaco poteva ribadire per un'ultima volta il consigliere Biga ha interrotto. Mi perdoni, dico, dal punto di vista formale è sbagliato. Ci sono persone che vanno negli uffici e non hanno il diritto. No, in questo sicuramente non è una cosa vera. Ha consegnato un filmato ai carabinieri però. Ha consegnato un filmato ai carabinieri di una persona, un libero cittadino del comune di Custonaci, che si è recato all'ufficio tecnico per dei motivi personali. Fuori da orario di ufficio e di ricevimento. Fuori da orario di ufficio, purtroppo nell'ufficio tecnico, anzi adesso si sta restringendo un po' la cosa grazie all'assessore Enrico Bene che fa rispettare un po' le regole da quando si è insediato l'assessore Enrico Bene, perché prima l'ufficio tecnico entrava, usciva chiunque senza nessun problema, senza essere scritti, senza sapere cosa si andava a fare, cosa non si andava a fare, si poteva stare lì l'intera giornata, la porta era sempre aperta, non c'era orario di ufficio addirittura, sì. Insomma un porto di mare un marasma. Assessore Enrico Bene, lì entriamo proprio nel ramo specifico di competenza. Assolutamente sì, era un marasma, tant'è vero che non abbiamo fatto altro che personalmente ho fatto applicare quella che è una legge che è antimafia, che dove c'è la regolamentazione degli ingressi, dove si deve sapere a chi si va a trovare, si deve in pratica non iscrivere e quant'altro. Non è vero che che l'ufficio tecnico in quel giorno non faceva ricevimento, voglio precisare solo questo.
L'ufficio tecnico non faceva ricevimento, ma giornalmente purtroppo, mio malgrado, e devo subire questa cosa di qui, tant'è vero che non mi piace, e c'è in pratica un ufficio, che è l'ufficio dell'EAS, che riceve ogni giorno. Quindi materialmente non si riesce a capire chi entra per l'ufficio tecnico, perché una volta entrano tutti, poi materialmente a me pure capita di domandare ma lei dove sta andando, cosa sta facendo, e la maggior parte di volte becchi persone che devono andare all'ufficio dell'EAS che, ripeto, giornalmente fa ricevimento. Lasciando stare questo, vorrei dire una cosa, perché non voglio entrare proprio nel merito della faccenda che si stava discutendo, di cui hanno fatto l'interrogazione i consiglieri di Siamo Custonaci, perché ci potrebbe essere, se non c'è, un'indagine, quindi saranno le ordini giudiziarie a giudicare il giusto operato. Ma voglio ritornare un po' al consiglio. Non è vero che il sindaco ha dichiarato diversamente rispetto a cosa asserisce il consigliere Bica, perché il consigliere Bica non va altro che dire una verità che sa lui, ma è diversa rispetto alla verità che dichiara il dipendente dell'ufficio tecnico. Il sindaco non faceva altro che leggere le dichiarazioni del dipendente dell'ufficio tecnico, quindi non erano dichiarazioni del sindaco, erano dichiarazioni del dipendente dell'ufficio tecnico, è diversa la cosa. Va bene. Non so. Io sono stato testimone oculare, ho visto su che cosa stavano lavorando, perché io sono entrato in quell'ufficio e ho filmato quando l'assessore Riccobene nella sua stanza diceva che non era a conoscenza di chi era dentro l'ufficio. Ma assolutamente no, perché lei ha potuto constatare, a prescindere che è entrato correndo, non è andato dal dirigente, il dirigente neanche sapeva che lei c'era. Io mi sono accorto che c'era lei solo perché sentivo delle urla disumane. Io ero nella mia stanza con la porta semisocchiusa, quindi materialmente non sapevo nulla di tutto ciò, anche perché ero con una persona che stavo ricevendo e stavamo parlando di cose. Quindi in quel momento io ho sentito solo delle urla, basta. Non ho lei visto non nulla. Sapeva che in quel momento nei suoi uffici c'era un ex dipendente comunale che lavorava su atti del comune. Le ripeto che giornalmente testimone oculare, l'ho visto. Ma lei può dichiarare, io no. Non posso. Cioè, va bene, quello che proviamo può ad accantonare un attimo questa diatriba, che non è fine a se stessa, però non ce ne usciamo, mi rendo conto. Insomma, come diceva prima l'assessore, se ci sono indagini in corso, facciamoli lavorare e poi vediamo. La verità di solito si dice non sta in mezzo, per cui proviamo a camminare su questo filo che separa appunto la verità di Riccobene, o meglio della maggioranza, da quella della minoranza. Vogliamo parlare di zone ad espansione speciale, di ZES? Assolutissimamente sì, l'amministrazione comunale sta portando avanti, ha partecipato a questo bando. Devo dire che inizialmente all'interno delle ZES non erano state inserite delle aree del comune di Custonaci. Io personalmente, coadiuvato dal consigliere Mazzara, siamo andati alla regione, abbiamo cercato di far battaglia proprio affinché fossero inserite altre aree nella Sicilia occidentale, quali quelle del comune di Custonaci. Perché? Perché il comune di Custonaci sta vivendo una crisi notevole per quanto riguarda il settore marmifero. Siccome per quanto riguarda le ZES si potevano inserire un tot di ettari, e noi in pratica da tutto quello che abbiamo visto come zona per poter inserire, diciamo che inserendo già, se non ricordo male, nella Sicilia occidentale potevano inserirsi sui 400-500 ettari, solo le aree di cave del comune di Custonaci sono 300 ettari, quindi capite bene che poter inserire tutte le aree era quasi impossibile. E infatti inizialmente abbiamo inserito le aree industriali e le aree artigianali proprio per cercare di, se ci riusciamo, poter portare lavoro, quindi creando opportunità per poter delle aziende inserirsi all'interno della zona industriale o artigianale, avendo in pratica delle agevolazioni fiscali anche dal punto di vista del lavoro, di poter proprio assumere, certo, nuove persone per poter portare avanti quella che è l'economia di un paese. Consigliere Mazzara, che serve per vincere questa battaglia sul marmo? Allora, intanto per vincere questa battaglia sul marmo è un po' difficile, anche a livello di una crisi che è a livello mondiale più che regionale. Ricordo che Custonaci è il terzo bacino produttivo d'Italia, è il primo in Sicilia,
Bisogna intanto iniziare a capire di fare sistema fra le aziende, la prima cosa da fare. Il contributo può arrivare anche dalla regione, noi abbiamo partecipato proprio a questo bando che diceva delle ZES, in cui possono essere degli incentivi economici, fiscali, anche una forma di credito, diciamo, che si può attivare, delle agevolazioni anche a livello burocratico, perché le ZES sono proprio questo, in determinati punti del nostro territorio comunale. Ricordo che le ZES principalmente devono essere in un territorio di proprietà comunale, non in privato, e poi solo, diciamo, in esclusione, infine, dei territori comunali, poi si può andare avanti con i territori, diciamo, privati, le aree private. Noi abbiamo provato a inserire a quelle che sono anche le aree industriali della città di Custonaci. Abbiamo provato, cioè non si sa, perché ovviamente il bando era a livello regionale, per tutta la regione, capite bene che 400-500 ettari sono irrisori confronto al territorio dell'intera regione Sicilia. Quindi noi ci abbiamo provato, speriamo. Abbiamo inserito pure tutte le segherie di Custonaci. C'è un piano cave proprio. Sì, cioè, però questo di qui è diverso, la ZES dal piano cave. Abbiamo inserito per cercare proprio di agevolare non solo l'area industriale, non solo l'area artigianale, ma abbiamo inserito quelle che sono tutte le segherie, quindi le aree di uno e di tutto il comune. Siamo all'incirca sui 45 ettari. Ci stiamo provando, speriamo e in, in tutto questo pensate anche di organizzare degli eventi specifici sul tema del mare? Assolutissimamente, abbiamo già pensato il nome. Abbiamo presentato un bando per poter chiedere, in pratica c'era un avviso pubblico sul settore lapideo, era una cosa che comunque noi dicevamo già in campagna elettorale, abbiamo creato, stiamo creando un evento dedicato proprio al marmo. L'abbiamo voluto chiamare Custonaci Marble Week, cioè la settimana del marmo, dove in pratica possiamo fare conoscere alle persone quello che è, tramite dei vari eventi, delle varie attrattività che si possono creare all'interno di questo più grosso evento, proprio far conoscere la città del marmo, quindi le lavorazioni, le cave dismesse, riqualificandole anche con altri scopi, con altri usi, e soprattutto facendo delle convention con università, con gli ordini degli architetti, degli ingegneri, per far capire il marmo, cioè la storia del marmo di Custonaci, dove è stato applicato, e soprattutto le nuove tecniche di design. Sì, cioè, sì, sì, hanno le idee chiare in merito sulla questione marmo? Ma io su queste iniziative le vorrò vedere, ovviamente plaudo, perché le condivido. Anche noi avevamo tentato per esempio di spostare, ma allora molti cavatori non erano favorevoli comunque, di fare un periodo dedicato al ridosso di Verona, e soprattutto abbiamo fatto delle iniziative per poter spostare, come dire, l'opportunità di utilizzare il design proprio per recuperare intanto gli scarti, e chissà se c'è la fortuna con dell'approfondimento al riguardo di inventarsi un monito, una qualcosa che poi in maniera seriale, come in altre realtà, soprattutto in Puglia, è già accaduto con le pile di Puglia, tu dallo scarto di lavorazione puoi anche ottenere qualche cosa. Quindi promuovere il territorio e il marmo e fare iniziative sul design che possono dare valore aggiunto a quello che si fa, sicuramente è una nota positiva che aspettiamo di vedere chiaramente. Noi bello, diciamo che questo evento lo vogliamo insieme. Slogan iniziare. Poi per i moniti, insomma, per utilizzare gli scarti. Ogni tanto mi permetto. Si potrebbe inventare, lo dico così, un cuore di marmo, che uno slogan dice, ma tu hai il cuore di pietra? No, prego, cuore di marmo, marmo di Custonaci. Vabbè, insomma, ogni tanto mi vengono queste. Il merchandising è però, fondamentale. Guardate, non è una stai battuta. Attento che sei un assiduo frequentatore di me. Lo so, ma pure attento. Tu assessore. Lo so. Vabbè, infatti da stare attento. Però ora, al di là della battuta, dico, no, perché l'ho messo da io, ma mi pare, insomma. Sì, il cuore di panna e il cuore di marmo. Invece il cuore di pietra e il cuore di marmo. Certo, certo. Andiamo avanti, dai. Perciò, diciamo. Stavo dicendo che questo evento lo vogliamo noi creare con scadenza annuale, per cercare, come, attenzione, c'è il Couscous Fest, si è iniziato in pratica, certo, da una sagra, è diventato un grosso evento. Noi pensiamo che eventi a Custonaci è giusto farli, ma mancava e manca l'evento clou, cioè l'evento che identifica la città del marmo, e quindi il Custonaci Marble Week, la settimana del marmo, vuole proprio questo, vuole portare Custonaci
e farla conoscere con il marmo, per il marmo e soprattutto per cercare di incentivare. Quello del marmo effettivamente è una necessità oltre che un pallino. Addirittura mi ricordo loro, ora dice mio padre sempre dice, ma è stato un po', avevate fatto la scuola del fumetto che parlava pure del marmo, ma questo ormai è andata. Invece con Mazzara vorrei aprire, visto che mancano pochi minuti insomma alla chiusura della trasmissione, a questo tema. Non solo marmo, non solo le peculiarità enogastronomiche, soprattutto della cucina, insomma la spingia, la cassatella e quant'altro caratterizza non solo il bellissimo mare di Cornino, ma Custonaci è anche, forse soprattutto da determinati punti di vista, grotte. C'è il presepe di Scurati che si tiene in questo ambiente naturale bellissimo, unico al mondo, ma scopriamo, insomma, più frequentiamo Custonaci che il territorio è pieno di grotte sotterranee, poco note. Anche questo potrebbe fare turismo. Come, consigliere Mazzara? Allora, sì, innanzitutto Custonaci è molto ricca di grotte, appunto, di queste diciamo erosioni carstiche che sono presenti all'interno di tutto il territorio. Principalmente si inizia con l'istituzione di un geosito, perché innanzitutto bisogna tutelare e valorizzare queste grotte, perché ovviamente non molte riconosciute. Infatti in alcune grotte in cui io sono stato anche personalmente vi sono dei danni, delle scritte nelle pareti che sono delle cose che non vengono, diciamo, bene accolte dal mondo dal punto di vista ambientale. Proprio per questo ci siamo recati a Palermo per incrementare l'iter procedurale sull'istituzione di un geosito, del secondo geosito a Custonaci, uno quello presente è quello della Grotta Rumena, in cui è stata datata una stalattite che si pensa che abbia 10 milioni di anni. Si sta avviando, diciamo, questo iter di un altro geosito che è il geosito di Piano Zubbia, che racchiude tre grotte in cui già sono stati estrapolate dal piano cave, perché queste tre grotte rientravano all'interno del piano cave, quindi un contrassenso, diciamo, cavare nella zona in cui c'è una cava non andava proprio bene, così quindi si è stata estrapolata quest'area identificata attraverso un mappale all'interno, diciamo, del territorio, e si sta cercando di portare avanti, perché questo discorso, quando ci siamo insediati, abbiamo visto che dura, diciamo, dalla precedente legislazione del governo regionale addirittura, non è una cosa, è una cosa che era stata messa in un cassetto e non è stata più toccata. Ci stiamo attivando proprio per fare questo, per favorire questa promozione anche turistica, che potrebbe essere attraverso quello delle grotte con la fruizione. Ovviamente bisogna essere preparati per entrare in certi, certo, tipi di grotte, ma alcune sono abbastanza fruibili anche da. Ci inventeremo tutti speleologi, dai, così sì, almeno sì, facciamo questa seconda parte di vita in maniera alternativa. In merito che diciamo? Che l'avvio del geosito era partito già con la mia amministrazione, con queste tre grotte sotterranee da salvaguardare, ed aveva già un iter abbastanza avviato, bisogna correttamente seguirlo, quindi non è una novità, e mi fa piacere che loro stanno seguendo in questa direzione. Arenato. Posso dire era Arenato, diceva. Era Arenato. Tutto quello che nostro era Arenato. Intanto era un'iniziativa che era avviata. Arenato, cioè voi negate l'evidenza. No, io non nego niente, era dico la verità. Era un'iniziativa. Arenato era salendo a Palermo per come un martello. Questo, era un'iniziativa che era avviata dalla precedente amministrazione. Chi segue l'amministrazione deve avere la bontà di prendere il progetto e seguire. Iniziativa avviata e dimenticata nel cassetto, tanto è vero che dopo 5 anni non era dimenticata nel cassetto, tra l'altro la seguiva Ruggeri. Posso dire che per la promozione delle grotte e della speleologia la mia amministrazione ogni anno realizzava una manifestazione che si chiamava Dentro e Fuori la Montagna, che loro hanno puntualmente eliminato. Allora, questa manifestazione, questa manifestazione non è stata eliminata, ma c'è ancora tempo per farla. È una manifestazione che ovviamente non va fatta nella stagione estiva, perché è un turismo che punta. Difatti non la facevamo nell'estate, la facevamo a maggio. Allora c'è il tempo prima di farla, nel programma di questa.
l'avete fatto. Il programma dell'estate è il programma estivo. Come fate a dire voi? Va bene, introduco questo altro argomento, lo introduco ma alimento le polemiche. Io mi ricordo l'anno scorso le albe su Monte Cofano. Anche questo è eliminato. Anche questo è eliminato. Avete cassato tutto quello. Fantastico. Però lì, ora, perché parto da questa. Che distrugge. Questo è quello che loro martellano e vogliono fare capire alle persone, ma non è così, ve lo garantisco. Basta che qualunque telespettatore va a guardarsi il programma dell'anno scorso e quello di quest'anno e vedere. Deve andarsi a guardare parecchie cose. È semplice, cose. Non dovete non solo noi. Quello che dite voi. Guardate. Però io avevo preso gli uffici sono ben aperti. Avevo preso questo argomento. Possiamo controllare le carte e possiamo parlare sui fatti, però non sulle parole. Noi facciamo a proposito di fatti, avevo preso questo argomento perché volevo evidenziare una tematica che lì mette tutti d'accordo. Perché bisogna combattere quella della riapertura della riserva del Monte Cofano. Siamo tutti d'accordo qua? Ci credo la riapertura la riapertura devo dire che sto dando l'anima ho già lasciato un progetto che è stato consegnato subito dopo che ho perso il ricorso al TAR per dare soluzione alla problematica del Monte Cofano. Fatto dall'ingegnere Cafiso, tra l'altro personalmente ne ho parlato con l'ingegnere Riccobene e più volte mi sono messo a disposizione per dare una mano se lui lo avesse ritenuto opportuno e si aspettava di poter utilizzare dei fondi. C'erano all'epoca due strade, una era quella della sommorgenza tramite il Genio Civile per un intervento modesto, nel senso si può arrivare massimo a 200.000 euro per legge, e invece il progetto completo che avrebbe sistemato almeno quasi tutto il sentiero, se non ricordo male era un finanziamento di circa 1 milione di euro che io avevo indirizzato con i fondi sul dissesto idrogeologico, e allora avevo pure parlato col commissario dell'epoca Croce e queste miei atti, diciamo, li ho trasmessi. Si stanno cassando pure questi qua. Li ho trasmessi a loro, non so cosa stanno facendo, però sulle manifestazioni di aprire subito la riserva. Stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità. Io personalmente mi sto battendo in maniera notevole. Abbiamo organizzato una passeggiata per cercare all'inizio di sensibilizzare questa tematica. Diciamo che è servita perché ha avuto molte visualizzazioni, questa è una tematica che è arrivata diciamo un po' dappertutto, dal quale poi sono state fatte delle conferenze di servizi. Devo dire che l'ingegnere Biga dice bene inizialmente che c'era un finanziamento per la sommergenza, ma non sa che non poteva avere esito questo finanziamento. Abbiamo fatto sia la scorsa settimana che l'altra ancora abbiamo fatto due conferenze di servizi. L'ingegnere Cafiso, che è il progettista, diciamo che non si aspettava che io fossi, mi ha definito un martello percussore, perché da quando ha consegnato il primo progetto, la prima conferenza di servizi è stata fatta dopo 5 mesi, da quando ha conosciuto me, che ha portato in pratica l'aggiornamento del progetto, ne abbiamo fatte due in due settimane, ne abbiamo fatte due. E non solo, in queste conferenze di servizi abbiamo stabilito che non c'è bisogno di fare tutto quello che c'era all'interno di quel progetto, che capite bene che soldi non ci sono, ottenere un finanziamento di 1 milione di euro è difficile. Ne abbiamo trovato noi un altro finanziamento con la forestale. In queste conferenze di servizi abbiamo stabilito in pratica, a prescindere che c'erano delle cose che non andavano bene in quel progetto, anche perché erano inammissibili, sia perché si trovano all'interno di una riserva e soprattutto perché diciamo, all'interno dei 150 metri fare dei fossati era improponibile. Dobbiamo fare un'ulteriore conferenza di servizi, la prossima settimana faremo dei giusti sopralluoghi e rilievi per poter tramite SAF fare cadere dei massi, e noi contiamo fine marzo, inizio aprile di poter riaprire la riserva. Ce la stiamo mettendo tutta. Non posso che augurarvi in bocca al lupo di essere ancora più martelli a tamburo battente.
Chiudiamo con la problematica, insomma, ancora in itinere e che ancora lascia un po' tutti col fiato sospeso, quella legata appunto al controricorso stavolta presentato dal qui presente Giuseppe Biga sull'esito di quanto, insomma, sancito dal TAR Sicilia, che come sapete, insomma, ha decretato l'elezione, insomma, la legittimità dell'attuale sindaco Giuseppe Morfino a sedere sullo scranno del primo cittadino piuttosto che Peppe Bicca, che invece aveva già fatto un anno e qualcosa da primo cittadino. Lui si è appellato al CGA, ci sono alcuni passaggi che adesso i giudici CGA amministrativi guarderanno come spetta loro di diritto, e a metà ottobre, se non ricordo male, ci sarà l'esito di questa, il 17 ottobre si riapre questa vicenda, e da lì a breve, insomma, sapremo chi, e stavolta definitivamente credo, farà Giuseppe Bica e Giuseppe Morfino sarà legittimato ad amministrare Custonaci per altri 3 anni circa. Bica, che mi dice in merito? Ovviamente in mano a giudici c'è poco da dire, valuteranno tutto quello che è stato scritto nel ricorso, l'argomento fondamentale del contendere è se il trattino scritto fra il nome e il cognome di un candidato è un segno di ordinaria abitudine a scrittura come stabilito il TAR, o che invece, come sostengono i nostri avvocati, invece è un segno di riconoscimento. Quindi l'argomentazione fondamentale è su questo. Poi è chiaro che il CGA sulle argomentazioni che sono state inserite nel ricorso d'origine può decidere anche di aprire altre schede, di, certo, valutare altre cose. Ma insomma, l'argomento principale credo che sia questo. Ma e quindi che facciamo? Continuiamo a battagliare così anche polemicamente per tutto il resto del tempo che rimane? No, io il giorno stesso in cui sono stato eletto andrei a trovare Morfino e gli dissi: senti, io sono sindaco per caso, ho vinto per un voto, sono disponibile a trovare un'intesa fra le parti, addirittura a fare anche la giunta insieme. E giusto dopo qualche giorno lui mi ha risposto esattamente che non poteva assolutamente farlo perché la sua squadra non era favorevole. Sono più volte andato a dare disponibilità di questa collaborazione e ho trovato solo chiusure. Non si dipinga come un angioletto, non è così. No, non è così. Sembra un angioletto e noi siamo i diavoli. Ma intanto la dimostrazione è che io la proposta l'ho fatta e la risposta, e ci sono testimoni, è stata... Con le parole siete bravi a dire che siete degli agnellini. Noi facciamo il nostro ruolo. Quello che fate, diciamo che vi smentisce clamorosamente. Con le parole sono bravi. Poi siete voi che amministrate. Abbiamo fatto l'ultimo consiglio con 3 punti su 4 all'ordine del giorno con delle loro interrogazioni. Ma è minimo, vuol dire che lavoriamo bene, facciamo attività ispettiva, cioè è il lavoro per cui che fa la minoranza consiliare, fare gli atti ispettivi. Hanno fatto un'interrogazione perché l'amministrazione, quindi in questo caso il sindaco, non ha risposto entro i 75 giorni e noi in pratica abbiamo visto che addirittura c'erano alcune recenti di 110 giorni. Ma il problema non sta nella rapidità, no, il problema è la diffida addirittura penale. Ma di che cosa stiamo parlando? Si dipingono agnelli, ma sono diavoli con fiamme e fuoco. Con questo clima, insomma, non credo che ci sia. No, ma il clima lo dipingete voi. Noi diciamo la verità. Noi diciamo la verità. E con sempre carta alla mano, attenzione. Secondo me saranno, a prescindere da chi sarà legittimato dal CGA, anni difficili e di battaglie una dietro l'altra. Intanto li ringrazio per essere stati ospite qua con noi. Inizio proprio dal rappresentante dell'amministrazione, l'assessore Michele Riccobene. Grazie a voi, grazie, buonasera. Qua. Alla prossima, il consigliere di maggioranza Giovan Battista Mazzara, consigliere di minoranza nonché capo dell'opposizione, l'ex sindaco Giuseppe Biga. Grazie, buonasera. State buoni se potete. Assolutamente. Arrivederci. Arrivederci.